siano preda buona per tutti, diventino materiale umano a disposizione dell'elite, diventino materiale grezzo per la storia delle classi privilegiate. Gramsci riflessiona su questo punto e si adhiere al comunismo critico per evitare una tragedia storica che stava llevando a che le masse popolari si conviertano in materiale umano, in mera carne de cañón para explotar por parte de las clases dirigentes. Ma in realtà a questa disfatta, come noto, segue l'altra disfatta della vittoria del fascismo in Italia. E a questa derrota ha sido una seconda derrota che è la toma del fascismo in Italia. Ed è per questo che Gramsci deve notare che queste due disfatte sono avvenute in un paese liberale. La guerra, con tutti i suoi orrori, è stata scatenata da un paese di tradizione liberale. E è per questo che Gramsci riflessiona di che queste due derrotas hanno tenuto luogo in un paese liberale. La guerra, con tutte le sue dimensioni, stalla in un paese liberale. E anche il fascismo ha avuto la complicità dei liberali. Lo stesso Benedetto Croce agli inizi ha saltato il regime fascista, o meglio l'avvento del fascismo al potere. E anche il fascismo si incontra con la complicità dei liberali, no? Il proprio Benedetto Croce exalta la llegada del fascismo quando toma il potere. E dunque si tratta per l'appunto di rompere con il capitalismo. Gramsci aderisce al comunismo, ma ci tiene a dire che il comunismo critico è l'espressione di Gramsci. E per ello si tratta di rompere con il capitalismo, e per questo Gramsci si adhiera al comunismo, però subraya una e altra volta che si tratta del comunismo critico. Il comunismo critico è la consigna di Gramsci. Perché il comunismo critico deve saper ereditare la storia passata. Il problema dell'eredità in Gramsci è fondamentale. Perché il comunismo critico deve saper eredare la storia passata. Il problema dell'eredità e dell'eredità è un problema fondamentale per Gramsci. E proprio per questa attenzione di Gramsci all'eredità, come è stato giustamente notato sempre dal mio interlocutore, nel movimento del 1968 Gramsci veniva considerato insufficientemente rivoluzionario. Es precisamente por esta atención de Gramsci a la herencia lo que ha llevado que, como ya ha señalado Germán Cano anteriormente, en 1968 se consideraba Gramsci un autor insuficientemente revolucionario. Invece Gramsci, riflettendo su questa disfatta, su questa duplice disfatta, è costretto a ricostruire tutta la storia che si è sviluppata a partire dal formarsi del movimento comunista, a partire dal manifesto del Partito Comunista del 1848. En cambio Gramsci, para reflexionar sobre esta doble derrota, se ve obligado a reconsiderar toda la historia que ha tenido lugar desde la fundación del movimiento comunista, desde el manifiesto del Partito Comunista en 1848. E Gramsci, è stato detto da molti, e anch'io lo condivido, si comporta con grande libertà, con grande autonomia critica nei confronti del movimento comunista. E Gramsci, come si ha detto a menudo, si comporta con gran libertà, con gran autonomia critica rispetto al movimento comunista. C'è un punto che Gramsci non condivide di Marx. Hay un elemento che Gramsci non comparte con Marx. Quando c'è la repressione della rivolta operaia di Parigi del 1848, Marx giunge alla conclusione che la borghesia è ormai schierata su posizioni nettamente reazionarie e non è capace più di sviluppare un pensiero autonomo e attivo. Quando si reprimono le manifestazioni di Parigi nel 1848, la rivolta obrera in Parigi nel 1848, Marx dice che, e questo Gramsci non lo comparte, questo è importante, che Marx dice che la borghesia ha tomato posizioni nettamente reazionarie. No, Gramsci condivide che la borghesia ha assunto posizioni reazionarie, però la borghesia è capace ancora di iniziativa politica. Gramsci sta d'accordo che la borghesia ha adottato posizioni reazionarie, però crede che è ancora capace di tomare posizioni politiche.
mentre Marx parla di decadenza ideologica della borghesia in senso troppo netto dal punto di vista di Gramsci. Mientras que Marx habla de una decadencia ideológica de la burguesía desde un punto de vista demasiado cortante, demasiado poco matizado para Gramsci. Insomma, se noi ci chiediamo cosa è avvenuto nel periodo che va dal 1848, anno della rivoluzione, anno del movimento del manifesto del Partito Comunista, sino al 1914, anno dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, cosa è avvenuto? In definitiva, se nos preguntamos qué es lo que ha pasado desde 1848, año de estas revoluciones y del manifiesto del Partido Comunista, hacia 1914, año que está la Primera Guerra Mundial, ¿qué es lo que ha pasado? Gramsci sottolinea che l'iniziativa è sempre dei gruppi dominanti, c'è una lotta ideologica, ma l'iniziativa continua ad essere dei gruppi dominanti, mentre invece i gruppi subalterni subiscono l'iniziativa. Gramsci afferma che l'iniziativa è sempre stata dei gruppi dominanti, no? Ha avuto una lucha di interessi, però l'iniziativa è sempre stata dei gruppi dominanti. Y los grupos subalternos siempre se han visto sometidos a él. Nella seconda metà dell'Ottocento, la borghesia ha fatto molte concessioni al movimento operaio. Sino a quel momento gli operai non godevano del diritto di voto, mentre invece, a partire dalla fine dell'Ottocento, gli operai conquistano i diritti politici e il diritto di voto in quasi tutti i paesi europei, dell'Europa occidentale. En la segunda mitad del 19 la burguesía hace un montón de concesiones al movimiento obrero. Por ejemplo, con respecto al derecho de voto, desde finales del siglo XIX las clases trabajadoras han accedido a derechos, a los derechos políticos, entre ellos al derecho a voto, al menos en todos los países de Europa, casi todos los países de Europa occidental. Pero al tiempo stesso, la segunda mitad del 800, el periodo en cui si sviluppa enormemente l'espansionismo coloniale della borghesia.